Questo libro, prima di essere presentato stasera a Catania, nelle settimane scorse è stato presentato a Napoli e a Roma. E proprio a Roma alcuni dei presenti, per carità, autorevoli colleghi, intellettuali, proprio lo dico proprio a proposito di Unamuno, contestavano più che a me, addirittura a Leonardo Sciascia, il fatto come si può, questo Sciascia che poi alla fine si fa un po' irretire da Borges e che quindi alla Borges alla fine dice che Unamuno e Azzagna possono identificarsi quasi in una sola persona. Non è vero, perché Azzagna fu il presidente della Repubblica Spagnola, Unamuno quasi fino alla morte parteggiava per Franco, salvo però come per esempio Benedetto Croce con il fascismo o Thomas Mann con il nazismo, questi grandi intellettuali liberali, accorgersi poi di fatto che cos'erano il fascismo, il nazismo, il franchismo e cambiare onestamente e radicalmente opinione. C'è su questo tra l'altro un bel film recente di Amenábar, non so se l'avete visto, Lettere a Franco, su quest'ultimo periodo della vita di Unamuno. Mientras dure la guerra. E quindi Unamuno è un protagonista quanto Azzagna, ma quanto molti altri personaggi di questa storia, perché ci sono gli spagnoli che vivono in prima persona questa tragedia, c'è la generazione di Unamuno, poi c'è la generazione del 27, quella di García Lorca, di Salinas, di tutti gli altri, c'è Machado in una generazione precedente, che vivono in prima persona questa cosa, ma ecco perché ho voluto leggere quei versi, c'è questa correre a tutto il mondo di un'intelligenza progressista, genericamente progressista, e la più composita possibile da tutto il mondo. C'è Hemingway che va a combattere in Spagna come se si andasse a vedere la corrida, diciamolo, con sull'onda di una sorta di vitalismo, appunto di godere la guerra come spettacolo, va a combattere in Spagna così come andava a caccia di grizzly in America o di tortore nella laguna di Venezia, di anatre, volevo dire, nella Torcello. È questo l'atteggiamento di Hemingway. Ci sono Hemingway che scrive un romanzo che certamente per molti di noi, ma prima che per noi, per un'intera generazione, pensate a Vittorini che pubblica sin dal primo numero al Politecnico, a guerra è finita, è liberazione avvenuta, a puntate per chi suona la campana. C'è questo libro che per molti ha rappresentato un segno di liberazione, per me adolescente pensare che si poteva andare a combattere per la giustizia e nello stesso tempo la notte ficcarsi con Maria in un sacco a pelo era quanto di più straordinario si potesse immaginare. E quindi è stato un momento importante la nostra affermazione. A rileggerlo oggi, Hemingway è uno che mente spudoratamente, che si inventa un sacco di cose, che fa il corrispondente per i giornali americani e tace totalmente della tragedia dell'eccidio degli anarchici e dei trotskisti ad opera dei comunisti di Stalin, che fu il motivo fondamentale della sconfitta della Repubblica. E Hemingway tace addirittura di Guernica. In quegli stessi giorni pubblica corrispondenze come se Guernica non fosse mai esistita. Molto più interessanti, secondo me, a rileggerli oggi, sono libri come L'Espoir di Malraux, La Speranza, quelli di Kestrel, di Orwell, L'Omaggio alla Catalogna, e decine e decine di altri libri che io ho letto. Ma perché l'ho letto, appunto? Come ci sono arrivato? Si chiedeva Ninni a Nando.
ci sono arrivato per motivi attinenti addirittura alla mia remota infanzia, devo dire, altro che destra e sinistra, quando ancora ignoravo che ci fosse una differenza tra destra e sinistra. Quando ero bambino nella mia via, via Alessi, oggi impropriamente chiamata scalinata Alessi, perché ci hanno fatto una scalinata che ai miei tempi non c'era, e girarono diversi film. Girano diversi film, girare il Bell'Antonio di Bolognini, ma tra l'altro un film quasi dimenticato, un film hollywoodiano, pure con un cast eccezionale, Ava Gardner, Joseph Cotten, Dirk Bogarde, Aldo Fabrizi, che si chiamava La sposa bella. Era un film filofranchista, però in Spagna non si potevano girare film sulla guerra di Spagna, nemmeno a favore di Franco, perché doveva essere rimossa totalmente sotto la dittatura di Franco, il ricordo che ci fosse stata una guerra civile che insanguinò per 3 anni, al 36, al 39, la Spagna. Non se ne poteva parlare, quindi si giravano in Italia, perché... e soprattutto in Sicilia, quella Sicilia che sappiamo, non c'è bisogno che ce lo insegni Sciascia, è il più remoto lembo dell'impero spagnolo, l'impero su cui non tramontava mai il sole, siamo molto più spagnoli che altro, nel bene e nel male. Ebbene, così ispanizzarono la mia strada. C'era, lo racconto sempre, un cancello con la scritta tipicamente catanese che apre e chiude, perché a Catania il congiuntivo non esiste, e fu immediatamente cancellato, scrissero proibido il paso, che poi fa ponte, in qualche modo fa ricordare il no passaran, appunto, della guerra di Spagna. E tutta la strada fu abbellita, io assistetti bambino con molto entusiasmo a questo film, solo dopo cominciai a capire che cosa era accaduto in Spagna 20 anni, 30 anni prima. Bene, poi naturalmente, perché suona la campana, prima ancora l'amore smisurato da adolescente per Federico García Lorca. Questo libro in fondo è anche un omaggio a Federico García Lorca, e io che comprai a 13-14 anni il disco 45 giri Phon It Cetra, dove il lamento per Ignazio era recitato da Arnoldo Foà, e poi mi mettevo davanti allo specchio e cercavo di imitare proprio le inflessioni di voce, i bassi profondi di Arnoldo Foà, solo il toro, il cuore in alto, e così via. Bene, quindi ci sono motivazioni anche esistenziali che poi sono diventate naturalmente politiche, si sono legate, come dire, alla necessità di evidente di sposare una causa straordinaria in cui mai così nettamente, così come poi nella resistenza antifascista, come dire, le sorti del bene e del male, o come avrebbe detto Vittorini, la divisione fra uomini e no, era, come dire, evidente. Era evidente per chi si dovesse prender parte. E dunque, appunto, ecco, da questo nasce più o meno il mio mito della Spagna. Io poi in fondo sto facendo i conti, finalmente liberatomi delle regole, delle convenzioni e delle strettoie universitarie, sto facendo i conti in questi miei felicissimi anni di pensionamento e di liberazione dall'università con le cose che mi piacevano, i miti che mi porto dietro fin dall'adolescenza. Quindi un libro sugli anarchici, un libro sulle mistiche, un libro sulla guerra di Spagna. Vi preannuncio che il mio prossimo e forse ultimo libro, che uscirà a ottobre, sarà su Totò, altra autorità immensa che governa la mia vita, il mio pensiero e il mio immaginario. Dico sempre, l'ultimo.